Secondo lei i media digitali possono spostare o avere un'influenza pari o se non maggiore in certi casi dell'editoria invece cartacea, o c'è stato semplicemente invece una trasposizione di quelli che erano i rapporti di forza ai quali siamo abituati? Beh, credo che sia un processo nel quale siamo ancora immersi, quindi è una domanda molto interessante, vediamo un po' come andrà a finire la storia. Non c'è dubbio che può venire una spinta importante a allargare la sfera dei media tradizionali e anche a rendere più contestabile e contendibili il controllo sui media e sui mezzi di informazione, quindi io lo vedo come un percorso senz'altro positivo. Poi un discorso a sé magari meritano i social media e anche le interazioni dirette, il protagonismo diretto dei cittadini rispetto alla diffusione nei network, nei social network dell'informazione. C'è stata un po' la credenza che su internet sia più facile, ad esempio, creare un blog, iniziare a fare informazione, ma poi trovarsi, scontrarsi con la realtà invece dell'editoria, che ha bisogno anche del sostentamento e del divenire una vera e propria impresa? No, certo che va trovato un equilibrio tra media professionali e, diciamo, media artigianali. Sono forme di partecipazione, di diffusione delle informazioni molto diverse. C'è un problema anche di controllo della qualità dell'informazione, che ovviamente si pone dal momento in cui tutti un po' giochiamo a fare i cronisti sui nostri social media di riferimento. E ciò, poi c'è anche un problema che nei social media, nei social network come Twitter e Facebook, molto dipende dal network in cui sei inserito. Per esempio ci sono degli studi sugli Stati Uniti che stanno facendo vedere che questa struttura di diffusione delle informazioni politiche aumenta la polarizzazione, perché nei network tutti tendiamo un po' a seguirci tra simili e questo rinforza molto l'orientamento ideologico e la polarizzazione delle opinioni. Si dice che un utente che paga per avere un'informazione di qualità dovrebbe essere il massimo per una testata digitale e sgravare un po' invece di quelli che sono gli sponsor privati. Altri dicono che invece proprio sono gli sponsor privati a poter garantire l'indipendenza dei media. Secondo lei è un equilibrio fra questi due aspetti o l'ideale sarebbe invece perseguire appunto un modello come quello io rendo accessibili le news in abbonamento così non devo trovarmi di sponsor? È un equilibrio difficile da trovare, penso che ancora chi lavora nel settore non ha trovato equilibrio, quindi è difficile dare una risposta. Penso che ci sarà un processo di aggiustamento, si tratta di capire. Ovviamente il costo marginale di aggiungere utenti è molto basso, quindi il modello soltanto ad abbonamento è molto difficile da sostenere da un punto di vista di logica economica. Il metodo delle sponsorizzazioni ovviamente crea altri problemi, non solo di indipendenza ma anche di disponibilità, in alcuni contesti come quello italiano dove non è molto diffuso questo metodo di finanziamento, per esempio di testate indipendenti o di testate che nascono senza grossi padrini o grossi sponsor.